L'amico Ninni sempre mi racconta, appunto, riferisce ecco, sui dati che ha voluto appunto patrocinare questi. In questo momento un milione di imprese italiane, secondo le stime che sono emerse lo scorso luglio al Social Media Marketing Day che si è tenuto a Milano, raccontano che appunto il mondo delle imprese, delle aziende in questo momento cerca nel territorio nazionale queste figure per assumerle, per averle come consulenti esterni al proprio interno. È un dato che trasforma e rivoluziona il mondo del mercato nell'ambito digitale e proietta nuove generazioni, imprese e aziende verso una nuova sfida. Questo corso nasce per raccontarlo e per creare anche nel nostro territorio un bacino di professionisti che dia queste risposte. Un dato: in genere chi fa questo corso, finito un corso di questo genere, lavora. Il Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali risponde a una domanda di offerta formativa che riguarda proprio l'alta formazione nel campo del web e del marketing con un corso di social media marketing. Sì, esattamente, questo è un primo esperimento che stiamo facendo in questo settore, ma il Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, ma diciamo tutto l'Ateneo, è da tempo impegnato per la formazione post laurea. Infatti il mio Dipartimento ha da tempo iniziato una serie di corsi specifici che servono appunto per formare, continuare a formare e aggiornare i professionisti del futuro. Social Media Marketing è un corso molto particolare, dedicato proprio ad un aspetto tipico della gestione del marketing attraverso internet, che è uno di quei filoni che diventerà sempre più importante. Già abbiamo degli esempi interessanti, perché alcune aziende, anche locali, sono riuscite a uscire dalla crisi proprio attraverso l'utilizzazione dello strumento informatico. Questo è ancora più importante se lo si valuta in funzione dei rapporti internazionali, perché ovviamente il pregio di usare internet è l'apertura a mercati assolutamente lontani, ma che diventano vicini proprio grazie all'abbattimento delle frontiere. Ovviamente ci sono dei problemi anche di carattere giuridico, ma questi sono facilmente superabili proprio perché si segue il corso. Aggiungo che questo corso di social media marketing si inserisce in un filone molto importante di formazione, ripeto, post laurea, ma che corona anche gli sforzi del Dipartimento dell'Ateneo, che, lo ricordo, è l'unico Ateneo, è l'unico Dipartimento, per quello che ne sappiamo noi, in Italia a gestire un corso di laurea magistrale in International Trade, tutto in inglese. Ecco, professore, c'è anche un'attività di placement oltre l'attività di alta formazione di questo corso? Beh, ovviamente, anche perché già per chi frequenta il corso di International Trade e di relazioni internazionali c'è un accordo con Confcommercio, ne stiamo stipulando un altro che è già praticamente pronto con Confindustria, e c'è la massima attenzione da parte, appunto, ripeto, di Confcommercio e di Confindustria per prendere i nostri studenti nel momento in cui usciranno da questi corsi. Quindi diventa sempre più importante questa relazione tra l'università e il tessuto economico e sociale della nostra città, per ora, e poi speriamo di poterlo allargare. È quello che è un po' mancato, perché dal punto di vista della formazione sicuramente siamo ad un alto livello, non c'è bisogno di andare a Bologna o a Pisa per poter imparare bene il mestiere, è un po' una moda, ahimè, purtroppo, però devo ammettere che la differenza finora è stata quella del placement. Noi adesso abbiamo messo mano anche a questo, grazie. Nome, cognome e ruolo, gentilmente. Io sono il professor Antonello Miranda e sono il delegato per i rapporti internazionali con le istituzioni politiche del rettore dell'Università di Palermo, e sono professore ordinario di diritto privato comparato.